Guarda che bello il primo. Guarda che bello il filmato iniziale. Con col povero Viego che ha ammazzato chissà quante guardie. E porta la sua piccola sposa nelle acque dell'Isola Benedetta. Povera Isolde. Tristino. Queste acque in teoria dovrebbero poter curare ogni male. In teoria. Ma non era brutto, poraccio. Normale. Infatti lei torna, però poi viene inghiottita dalla nebbia. Zack. Cioè lui è talmente ossessionato che è appena stato pugnalato e ne se ne frega il cazzo. In poche parole, la spada è un canalizzatore per la nebbia. Oh. E le Isole Benedette diventano le Shadow Isle. Che sappiamo al momento, grazie all'evento Ruination, che ha fatto schifo, però qualcosa ci ha dato, che ora... il padrone della nebbia è il signor Trash. Quanto sei bella. Quanto sei bella. Promiseer. Bella e rotta. Lui ha la faccia da Jigen. Non so perché. No, era Ari, ragazzi, era Ari. Era Ari. Ari. Ari e Yasuo che vanno a Bilgewater dopo che... dopo la cinematic di Yone. Allora, per iniziare a parlare un po' di lore... allora, non molti conoscono la lore di Illaoi. Ma Illaoi è una sacerdotessa... che serve la divinità di Bilgewater, che sarebbe la madre serpente, la... ha tanti nomi, Nagakeboros, ha un sacco di nomi sta divinità. E in breve, il compito di Illaoi è ed è sempre stato purificare la nebbia. Perché la nebbia... sì, è tipo un kraken. La nebbia c'è da secoli. E lei ogni volta che ritorna la deve scacciare via. Lei o comunque le precedenti sacerdotesse o le successive. Adesso è lei e quindi è il suo compito proteggere Bilgewater e non solo dalla nebbia. Insomma, Illaoi è molto importante a livello di lore. Ora, datemi un secondo che devo chiudere la porta perché me la lasciano sempre aperta. Non abbiamo ancora il parco. Adesso io il gioco lo gioco ovviamente in inglese, ragazzi, ma con i sottotitoli in italiano. Ci facciamo un nuovo profilo perché vabbè, ho già giocato, me ne faccio uno nuovo per giocarlo con voi. Giochiamo la normale perché sì, iniziamo. Monsters are real.
Sì, sì, parto da zero. When I was a girl, my mother was murdered by a low-life coward named Gangplank. He shot me and left me for dead. Storia di Miss Fortune. There was no trial. In Bilgewater, he was the law. I hunted him. I killed his men. I watched Gangplank die, washed away on. Ma noi sappiamo che Gangplank non è morto in realtà. Cioè, morto è morto, però è tornato su. Dopo il rework. For centuries, the Buru people. I Buru sono la tribù di Illaoi. But even they fear the heroines. Attacks in the form of a lethal black mist, courtesy of our unliving neighbors. Esatto, le isole ombra sono vicinissime a Bilgewater. Bilgewater è la cosa più vicina alle isole ombra. Infatti è sempre attaccata dalla nebbia, poveracci. Guarda che bella lei, cazzo. Lei è in assoluto uno dei miei personaggi preferiti. Del gioco in generale. Come ha fatto a rinascere? Lo vedremo. Nell'evento Ruination, Miss Fortune si fa prendere dalla nebbia. Ora non so qua. Anzi no, lei è già stata presa perché questi sono post Ruination. Tutti gli eventi di questo gioco sono dopo gli eventi che abbiamo visto nell'evento Ruination. Quindi Viego... No, cazzata, che sto dicendo? No, ok, ho dato una cazzata. Mi sa che sono durante. Guarda che bella tutta Bilgewater. No, è durante, mi sa. Your guest has arrived. Questo tizio qua è il supremo ufficiale, quello che ha salvato dalla strega nel cinematic di Graves e di Twisted Fate. Well, at least our line of diplomacy still involves guns. E ha la voce di Pike, tra l'altro. But when he was Reaver King, Gangplank only used guns. If I unite the gangs with violence, will the city still think of me as a savior? Gangplank was a tyrant, Sarah. You're tough, but you aren't cruel. I'm proud to be your first mate, and the rest of the crew is proud to call you our captain. Sì, lei ha ammazzato Gangplank, che ha preso il ruolo di capitano, e quindi tutta Bilgewater in teoria le obbedisce. Hopefully I can change their minds before they're all wiped out. In teoria. Some dogs won't obey until you show them the stick. Well then, let's not keep Captain Thorn waiting any longer. No, si dice capitana, si dice. Allora, passiamo a un po' di gameplay. C'è la modalità ovviamente libera in cui puoi esplorare la mappa. Le mappe sono queste. Ok, la mappa è qua. Ci sono vari simboli. Tipo, questo è un tesoro da prendere, questo è un punto importante, secondo piano, primo piano. Però la mappa è molto, molto grossa. Questa qua è la mappa di Bilgewater. E ognuno di questi punti è un punto esplorabile. Poi mi pare che... le Isole Benedette mi pare... sì. Le Shadow Isle mi sa che sono queste qua. In teoria. Non so se andranno anche oltre a Bilgewater. Non mi ricordo. Cioè, onestamente non lo so. Però forse si vedrà anche qualche altra regione. La cosa divertente è che... durante le esplorazioni a volte ti imbatti in combattimenti tipo Pokémon selvatici. Quando ti imbatti nei Pokémon selvatici, se tu gli usi l'abilità prima, ha diversi effetti. Danneggi tutti quanti e tipo, non so, rallenti, stunni prima del fight, eccetera eccetera. È abbastanza carino. Hai questa piccola interazione prima di fightare. Importante, cliccando il tasto centrale del mouse fa questa specie di ondata che ti fa vedere i tesori che puoi prendere. Queste cose sono importanti, ci sono dentro i soldi. Poi qua ci sono, non so, un pizzico di lore, non troppo. Soldini, pozioni. Ci sono tutti gli oggetti del gioco e anche di più. Quindi è abbastanza figo. Soprattutto perché, sì, tipo la WD Queen. I personaggi qua
cambiano equipaggiamento a seconda di cosa gli metti. Cioè, Yasuo non ha sempre la sua solita katana. Se tu gli metti altro, lui impugna altro. Illaoi, stessa cosa, Brom, stessa cosa, eccetera. Tutto qua. Pasini. Questa è la madre. Sua madre morta, uccisa da Gameplay. Sua madre costruiva pistole. Tra l'altro le sue pistole sono... Le pistole che ha Miss Fortune gliel'ha fatte la madre. GP era tan buono. Dipende. Dipende cosa si intende per buono. But you beat him. You're still breathing. And he's in little pieces all over the bottom of the ocean. Those bullets... Or just little reminders. I wish they didn't remind me so damn much. Poi vedete, ci sono le stanze in cui entrare. Io esploro ogni stanza perché ci sono i forzierini da aprire, i barattolozzi. Per ora sono forzieri ancora base, c'hanno pozioni dentro e niente più. Ci sono i forzieri grossi. Quelli dopo che sconfiggi i boss, che con dentro armi, anelli, equipaggiamenti, eccetera, eccetera. Bene, io dovrei andare lì dentro, ma siccome sono un maniaco ossessivo compulsivo, devo prima esplorare i dintorni. Ah, beh, qua non posso entrare ancora. Pum! Ah! Gli ho sparato! Allora, qua non c'è un cazzo. Volendo si può anche parlare con sti tizi, eh. Però non dicono granché. Cioè, non tutti parlano, alcuni parlano. Combattimenti sì, Final Fantasy, però è più complicato. Ora ve lo spiego appena vedremo il combattimento. Ve lo spiego io perché tanto ha... What can I say? The place needed a woman's touch. I don't think the previous owner would mind. Guess not. Seeing as how you gunned him down, along with the rest of the conclave. Are you here to parlay, Captain Thorn, or to criticize my parlay. Sense of decor? I trust you've considered my offer. Offer? Hand over my operations to you, my fleet, and all of my men, or else... misfortune. Tra l'altro questo capitano è sulla lista di Pike. Tutti i capitani sono sulla lista di Pike. Giustamente. È quello che fa nella vita. Oh no, gli scagnozzi! No, non è gara in pirata, è un capitano rivale. Ma c'è questa skin di Miss Fortune? Si chiama Capitano Miss Fortune, c'è questa skin? You know, Raffin? I think I'm starting to enjoy it. Allora, i combattimenti. Ve la spiego io perché i tutorial sono... Non si capisce un cazzo dei tutorial, quindi ve la spiego io, ragazzi. Allora, vabbè, HP mana e la barra sovraccarico. La barra sovraccarico funziona in questo modo. Quando tu hai finito tutto il mana, fare attacchi base ti ricarica... Non ti ricarica il mana, ma ti ricarica la barra del sovraccarico, che è mana in combattimento. Cioè, tu fuori non ce l'hai più il mana, però effettivamente ce l'hai durante il combattimento. Questo è il coso per le pozioni. Allora, istantaneo sono delle abilità che tu fai istantaneamente. Quindi se io clicco qua, il Miss Fortune spara subito. Invece, le abilità corsia sono abilità che hanno del tempo di lancio, che non puoi lanciare immediatamente. Cioè, puoi lanciare immediatamente, dipende dalla velocità del campione. Ci sono tre modalità di attacco. Corsia della velocità, fai meno danno ma attacchi più veloce. Corsia dell'equilibrio, equilibrato. Corsia del potere, fai molto più danno ma sei lentissimo. Per capire chi attacca prima e chi attacca dopo, si guarda questa cosa sotto.
Qua c'è il simbolino di Miss Fortune, quindi vuol dire che io attaccherò prima di loro due, perché sono dopo di me. In questo caso, ovunque io mi metta, attacco per primo. Però, se notate, se io attacco qua, poi la figurina di Miss Fortune me la mette subito dopo questo tizio qui. Quindi faccio un attacco doppio prima di lui. Però non è quasi mai... Non è quasi mai worth iniziare con gli attacchi corsia, perché gli attacchi istantanei di solito hanno delle passive. Tipo, se io sparo, applico un colpo e via, che è una passiva che mi consente di fare più danno con queste abilità. Quindi se io sparo, così qua, boom! Ecco fatto. Ho applicato un colpo e via. Ora tocca ancora a me, perché loro sono lenti. Vedete, ora io attacco per ultimo. Però questa abilità, è lentissima e fa molto danno. Questa abilità è media, questa abilità è veloce. Visto? È molto semplice se ve lo spiego così. Loro sono lenti, quindi tocca ancora a me. Adesso, se io uso un'abilità, a meno che non uso questa qua, ora vi faccio vedere, se io uso un'abilità potente, vedrete che attacco per ultimo. Però questo qua lo one shot in teoria. Listo, attaccano prima loro. Minchia, ma pure crittato. Ora attacca lui e poi attacco io. E lo dovrei one shottare in teoria. No, beh, ha fatto un colpo e un colpo. Giusto. Allora, ho 77 HP. 124, 112 danni. Facciamo di 140. Vabbè, 143 danni lo distruggo. Vabbè, questo è il primo combattimento facile. E ora c'è il capitano. Allora, il capitano è... Ah, quando ci sono queste gemmine sopra, queste gemmine vogliono dire che la battaglia è a ondate. Ogni gemma è un'ondata di nemici. Quindi io ho sconfitto la prima gemma, la seconda gemma è il boss. Vedete che il mana mi sta calando? Ma vediamo un po'. 5 secondi anni, persone affetto un colpo e via, infigge 240. Esatto. Allora, se io gli sparo prima con questo colpo e poi con questo lo one shot. Guardate. Perché questo colpo ha applicato la passiva. Ora li sparo con l'altro. Guardate quando li sparo con l'altro adesso. Attacca prima lui, ma io lo one shot. Ah, lui si è boostato. Boom! 278 danni. Perché in poche parole è come... Avete presente il marchio della passiva di Miss Fortune? Che la Q se passa su un bersaglio poi rimbalza, è la stessa cosa. Le skill sono... E poi vabbè, il personaggio prende esperienza. Le skill sono molto simili. Ovviamente devono avere dei riferimenti al gioco, cioè... cazzo, gioco. I'll consider this your final surrender. The syndicate will never follow you. E ora capite perché Miss Fortune non è una ragazzina. I'll die first. I see. How about you boys? Does your captain speak for you all? Miss Fortune non è una dolce ragazzina, ragazzi. E adesso ve lo fa vedere. Captain Thorne, I'd say this meeting is adjourned. A sangue freddo. Colpo in testa. Addio. The rest of you, welcome to my crew. Prove yourselves loyal and you'll be rewarded. Betray me or even whisper. Molti pensano che Miss Fortune è solamente una bambolina sexy. E invece ti tira fuori il pistolone. Loro sono impauriti tutti. Sì, capitana. Addio, Capitano Thorne. Figa e figa. Però non farla incazzare. Non farla incazzare.
Even if I have to put a bullet in every captain from the shipyards to the slaughter docks. Ah, per a quello ci pensa Pike. Tranquilla. Bilgewater belongs to Sarah Fortune. Eh sì, lei si chiama Sarah. Miss è un nome che si è messa lei così. Quella notte. Ecco. È arrivata la nebbia. Allora, alcuni nemici hanno dei buff, ok? Questi buff vengono azionati a seconda della corsia. Qua c'è scritto, guardate, se noi andiamo in Q, modalità esamina, ci fa vedere chi stiamo affrontando. Ci dice quali attacchi ha, cosa fanno e i buff che ha. Il suo buff si chiama bomba nebulosa innescata. Quando muore, infligge danni ingenti a tutti i campioni. Un attacco nella corsia della velocità disinnesca la bomba. Alcuni dei buff nemici li puoi disattivare con un attacco veloce nella corsia della velocità. Non importa quale skill tu usi, basta che sia nella corsia della velocità. Quindi ora noi usiamo Devastatore nella corsia della velocità e gli disattiviamo sta abilità. Visto? Annullamento. E ora non ce l'ha più, non esplode. Ah, piccolo tricchettino. Invece di cliccare istantaneo un colpo e via, semplicemente cliccherete premuto col tasto destro e lo fa direttamente. Ha! Vittoria. Ah, questi qua sono oggetti da crafting, perché si possono incantare le armi per mettergli critico, lifesteal, ruba vita magico, insomma, come il gioco. E vabbè, ste cose fanno impazzire. Ci sono anche le rune, ci sono anche le rune e le maestrie. Più avanti, però. La Black Mist. Respinge la nebbia tra i sopravvissuti. Allora, dove sono i forzieri? Non c'è mai un attimo di tregua. E levati dal cazzo. Ah, ma qua sono già stato, ok. Sì, la lavi, sì. Faccio qualche tagliettino. Vedete questo cerchio? Questo cerchio è un debuff che si chiama Nebbia Benefica. Allora, come funziona? Qua è un po' più complessino, però neanche troppo. Allora, Quest'area rossa, se noi ci finiamo dentro, tipo, vedete, se io uso questo attacco, io finisco dentro quest'area rossa. Il prossimo turno questa cosa mi avvelena, perché giustamente fa parte del debuff di questa mappa specifica. Quindi bisogna anche stare attenti a cosa uso e come lo uso. Vede, ti fa vedere il prossimo turno. Se io uso questa cosa, in qualunque turno dopo mi trovo nella nebbia, quindi semplicemente userò l'attacco normale. Quando muore bla 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 attacco. Ok, qua bisogna attaccare prima questo qui, perché se io attacco prima lui, morendo gli dà 25% di danno in più. E mica sono scemo. Attacchiamo prima questo. Un colpo via applicato. E basta crittarmi. Visto? Non sono dentro la nebbia. Adesso. Qua faremo il colpo potente. No, ma non serve il colpo potente in realtà. Sono dentro la nebbia così? Mi sa di sì. Così non sono dentro la nebbia. Però poi esplode. No, devo usare un attacco in velocità per forza. Ok, usiamo questo. Vai. Non devo usare l'attacco in velocità, così gli disinnesco la passiva. Ah.
Ora lui, che è quello che sarebbe morto dando il buff al nemico, non me ne fotte più un cazzo, perché tanto... Facciamolo attaccare per primo, non è un problema. Ma io gli sparo 120, 150 danni in faccia e ci saluto. Pum pum! A posto. È worth, secondo me, sì. Ci sono anche segreti nelle mappe? Sì, sì, ci sono segreti. Ci sono segreti. Scrigni segreti, eccetera, eccetera. Visto? Lui mi è venuto incontro, gli ho sparato e adesso comincia il fight con lui che ha meno vita. Perché gli ho sparato. Gli ho sparato all'inizio. Allora, fatti uccidere subito. 82 danni, 82 danni. Vai. Come? Sono preso con 5 HP. Ho fatto male i calcoli. Ups. Sì, qua mi stai dicendo che potevo usare la pozione. Ho fatto male i calcoli. My bad. Ovviamente è un gioco, non dico matematico, ma comunque... Vedete questo cerchio? È la nebbia benefica di prima. Se io combatto qua dentro, c'è il debuff della nebbia. Cosa che non farò. Raffin, what happened? Run! Leave me! Però mi ha attaccato lui. Anche qua c'è la nebbia. Sì, beh, ma la modalità esamina è quella che vi ho fatto vedere prima. Ora, se noi andiamo in modalità esamina... Forma mutevole. Tutti gli attacchi che non sono nella corsia della velocità hanno il 15% di probabilità di non andare a segno. Se io non li colpisco con la corsia della velocità, loro mi doggiano l'attacco, quasi per forza. Quindi, noi andiamo così. Dovrei colpirli entrambi, in teoria. Li colpisco entrambi e gli tolgo il buff a entrambi. Però mi attacca per primo uno di loro. Non è vero. Visto? Annullato entrambi. Ora posso anche colpirli nelle altre corsie senza problemi. Però mi becco la nebbia. 48. Allora... Divisi casualmente in 6 colpi. Non credo di poterli uccidere entrambi. Mi fa malino qua. Senti, facciamo così. Ok, lo ammazzo dopo con l'altro basic attack. Sono boostati. Mi sono doppiamente boostati. Ho un attacco che fa danno a entrambi? Sì. No, mi conviene fare così. Ma sono sempre dentro la nebbia, questo è il problema. Ah. Ok, dovrei ucciderlo. Sono un po' mezzo morto, ho 151 HP. Infatti adesso vi faccio vedere come ci si cura. Sarah, it came out of nowhere. I couldn't. Don't talk. Save your strength. I thought we beat those things in Grey Harbor. Could it be another harrowing? I don't know. But if it is, we're going to need help. We're going to need Illaoi. Sì, andiamo da Illaoi! Ah, mi...